sembra che questo piano dei medici, tutto sommato, messa in piedi una buona strategia. Insomma, salvò Livorno e Pisa da una guerra. Regalò semplicemente il territorio ai francesi. Ma capisci che Livorno è diventato uno degli attracchi importanti del Mediterraneo, ma anche nel terreno, eh? Il fondale, poi, che sono davanti al castello, nel mare, permette che ci possano andare grandi navi di grande stazza. A 5 torri di avvistamento. Quella nuova del Marzocco. Il Marzocco! Che è una delle più alte in Europa. Poi la torretta col suo ponte elevatoio che collega alla terra. La formica. La magnale. La magnale. E la fraschetta. Mangia, Lodovico, mangia. Il porto pisano, al contrario, permette l'attracco di piccole navi, piccoline che arrivano, piccole. Il porto di Genova è troppo lontano, troppo. I porti pugliesi invece sono troppo lontani dall'Europa. Anche Venezia ha problemi di collegamento. E Firenze aspira a diventare una repubblica potente, ma che ce l'ha ancora a morte con Piero de' Medici per aver dato Livorno e Pisa ai francesi. Che ci fa la statua della Giuditta nella piazza? Deve essere successo qualcosa, però con la nostra assenza. Hanno tolto la statua dal palazzo, in segno di ribellione. Questa è opera del Savonarola. Che significa questo? Significa che con la vostra vigliaccheria siete tornato solo da tiranno. Vi siete comportato come un traditore della Repubblica. State esagerando. Non vi vogliamo più! A morte! Dimenticate dunque tutto ciò che il nostro padre Lorenzo ha fatto per la signoria di Firenze? E non vi vergognate? Appunto, non voi, ma vostro padre ha dato lustro a Firenze con il suo comportamento. Voi avete indebolito la signoria di Firenze. Invece di ampliarlo, l'avete diminuito. Avete dato Livorno e Pisa ai francesi. Che siate maledetti! Ma che siete un medici? Parlate in questa maniera? E non avete nessun ritegno? Volete dunque schierarvi con la popolazione per difendervi da loro? Chiamate noi codardi. Noi siamo medici secondari, come sempre ci avete considerato. E non ci comportiamo certo nella vostra vile maniera. Noi sappiamo quante umiliazioni la popolazione ha subito! Solo perché siate potenti banchieri! E ora pretendete che siamo dalla vostra parte! Solo menzogne! Voi tutti dovreste essere grati alla famiglia Medici per quanto essa ha sempre fatto di bene alla città di Firenze. Ma quanto vedo e sento, il sentimento della riconoscenza non fa parte dei vostri pensieri. Fate dunque entrare me e i miei fratelli a palazzo. Ci spetta di diritto, o quanto vero è Dio! Non nominate Dio, maledetto vigliacco! Sì, andatevene! Vigliacco! Non nominate Dio! Questo palazzo rappresenta un'istituzione politica! Non consentiremo che sia occupato da un vile traditore! Sì! Sì! Sì, guardate, Piero, state abusando della nostra pazienza e quella del nostro popolo! Sì, è vero! Andando! Dovete andarvene! Andate! A morte! E questi Piercapponi e Savonarola?